Avviata. Grazie, dottore Chiaramonte, buongiorno a tutti. Oggi 27 luglio diamo inizio alla seduta della quarta commissione consiliare. Segretario, la prego di chiamare l'appello. Sì, buongiorno. Buongiorno. Presidente, inserirlo Giovanni. Presente. Consigliere Concilla Roberta. Buongiorno, presente. Consigliere di Pisa Carlo. Buongiorno, presente. Consigliere Orlando Catenina. Buongiorno, presente. Consigliere Randazzo Antonino. Buongiorno, presente. Tutti presenti, possiamo procedere. Verificato il quorum strutturale, dichiaro aperta la seduta. Oggi dobbiamo votare il parere che ci è stato richiesto relativamente alla delibera che abbiamo letto ieri, nella seduta di ieri. Prima di porre in votazione questa delibera, volevo chiedere ai colleghi se hanno necessità di intervenire nell'ambito delle comunicazioni. Prego, consigliere Randazzo, ne ha facoltà. Sì, io più che comunicazione vorrei talmente capire la programmazione, ovvero vorrei sentire sia avere informazioni in merito a sempre ai cimiteri, quella è ciclica, e anche la RAP, perché è uscito un comunicato stampa dei sindacati qualche giorno fa, in cui sostanzialmente lanciano un grido d'allarme. Che è un grido d'allarme che tutti noi conosciamo rispetto alla situazione finanziaria che rischia di precipitare della RAP. Vorrei un attimo quindi capire con voi se possiamo convocare sia il direttore generale o il presidente per capire qual è la situazione finanziaria anche rispetto ai costi legati alla discarica, al bilancio 2020 che non riescono a chiudere, cioè sapere. Noi dovremmo affrontare la questione che è legata alla TARI in Consiglio Comunale, però quali sono i riflessi poi sulla situazione finanziaria della RAP? Magari se riusciamo già ad avere qualche indicazione in commissione, in maniera tale da arrivare preparati in Consiglio Comunale. Quindi Alla due presenza comunicazioni, dell'assessore Marino. anche certo che l'assessore anche al bilancio e alla delega con RAP. Quindi Marino è il direttore, è il presidente, è il direttore generale della RAP. Cioè io voglio sapere qual è la situazione nel caso in cui noi non approviamo l'aumento della TARI. Qual è la perdita della RAP, se riesce a coprirlo con capitale sociale, se tecnicamente porta i libri in tribunale, cioè avere contezza di tutto, perché sembrerebbe che il presidente abbia detto ai sindacati che se noi non approviamo l'aumento della TARI, ci sono i presupposti per mandare libri in tribunale. Ecco, io vorrei sapere se questa è una notizia così che è uscita ma non verificata e cosa accade quindi se noi non apriamo l'aumento della TARI, visto che nessuno di noi immagino voglia fare questo tipo di percorso, stante la situazione. Possiamo Sì. provare a convocare, come da te richiesto, Toni, l'assessore insieme al direttore, al ministro unico, per venerdì mattina. Che Sì, dico, è bene. inutile ovviamente convocarlo la settimana prossima, che non sappiamo neanche se ci sarà ancora questo consiglio. Alle Insomma, 9:30. venerdì avevamo altri impegni, Giovanni. Oh, sto controllando, Presidente. Sì, grazie. No, Presidente, l'altro impegno l'abbiamo il 28, mercoledì. È quello di domani. Allora proviamo ad avere in venerdì le persone che abbiamo poc'anzi Sì, che poi nominato. Marino Marino, Caruso è lì e causa. Licausi. Oppure Però Giovanni, me Olicausi la fai una cortesia, se puoi, li puoi chiamare prima uno dei due. per concordare con loro eventualmente l'orario, perché eventualmente, visto la delicatezza della cosa, Mi scusi se mi sarebbe. permetto, Presidente, mi scusi se mi permetto, li chiami lei.
No, ma infatti dicevo io, se li puoi chiamare io, se li posso, lo chiamo io. Non c'è nessun problema, li chiamo io. Sì, sì. Va bene. Ok, solo questo, grazie Presidente. Prego, consigliere Randazzo. Presidente, mi scusi. Allora, prego, eventualmente per giovedì vogliamo continuare a concludere il lavoro quello sul regolamento sgambamento cani? Quello è un lavoro che noi dobbiamo fare bene. Se giovedì non abbiamo altri impegni, continuiamo su questo lavoro. Io vorrei portarlo in aula a settembre, se ci siamo ancora. Quindi a settembre eventualmente io lo vorrei. Quindi abbiamo tutto il mese di agosto per fare un documento fatto bene, con il supporto degli uffici, con i pareri che ovviamente ne concernono, in maniera tale da settembre da produrre un documento che sia effettivamente utile per la città. Consigliere Orlando, consigliere di Pisa. Sì, grazie. No, no, io non ho nulla da aggiungere, grazie. Va bene, allora se non ci sono altri interventi chiederei mettere in votazione l'atto deliberativo che abbiamo letto ieri, il cui oggetto chiedo a Giovanni di leggerlo per favore. Sì, Presidente. Il regolamento per le agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini tari 2021, a valere sul fondo perequativo regionale degli enti locali e a valere sul fondo statale di cui all'articolo 6 del decreto legge numero 73-2021. L'ARG è l'80-57-37. Perfetto, questa è la delibera che abbiamo letto ieri, che è arrivata in commissione con carattere d'urgenza. Questa commissione in meno di 24 ore l'ha letta e la sta portando in votazione. Una dichiarazione di voto poi, grazie. Va bene, allora mettiamola in votazione. Chi vuole fa la dichiarazione di voto? Orlando. Orlando. Randazzo. Sì, si tratta di una semplice presa d'atto, quindi non può che essere un voto favorevole. Gianluca, prego Orlando. Scusami, mi si era incantato al solito il tasto. Il mio voto è favorevole. Grazie di Pisa. Cancilla. Astenuta. Di Pisa. Favorevole, Perfetto. favorevole, favorevole, Dunque, favorevole. grazie. Il sottoscritto è favorevole alla delibera, il parere alla delibera è dato positivamente. Chiederei al segretario di leggere il verbale odierno. Sì, procedo. Grazie. Grazie a voi. Verbale 142 della seduta del 27 luglio 2021, approvato 2021, l'anno 2021, giorno 27 del mese di luglio, giusta convocazione del signor Presidente 054 2017, 22 17 2021, ordine del giorno suppletivo eccetera, si riunisce in modalità telematica con collegamento a distanza la quarta commissione consiliare permanente per l'esame dei punti posti in ordine di convocazione dell'ordine del giorno precedentemente citate. Il luogo della riunione è convenzionalmente la sede istituzionale Commissione in via Toscolo numero 10, Palermo. Alle ore 10:40, in seconda convocazione, il Presidente Giovanni Inserillo, assistito dal segretario verbalizzante del Dolì, dispone di chiamare l'appello, al termine del quale risultano presenti in videoconferenza, esprimendo autorizzazione e registrazione, i consiglieri Roberta Cancilla, Carlo Di Pisa, Caterina Orlando, Antonio Randazzo e Giovanni Inserillo, presenti 5 su 5. Constatato il numero legale, il Presidente Giovanni Inserillo dichiara aperta la seduta. Il Presidente preliminarmente pone subito in votazione il parere all'ordine del giorno discusso ieri sulla delibera. Chiedo
chiede eventualmente ai consiglieri presenti di intervenire nell'eventualità ci fossero dei rilievi. Consigliere Randazzo, in subordine, desidererebbe meglio comprendere la posizione della RAP anche in ragione di un comunicato stampa sul quale appunto si è espressa una posizione un po' dubbia circa i finanziamenti e le posizioni anche programmatiche della stessa azienda. A questo proposito si chiede la possibilità di far intervenire possibilmente per venerdì prossimo 21 in commissione, quindi in audizione, i dottori Marino, Caruso e Li Causi, che saranno contattati telefonicamente, preliminarmente dalla segreteria e poi dal presidente stesso. Il presidente a questo punto mette in votazione l'atto deliberativo avente ad oggetto regolamento per le agevolazioni AREG 805737 dell'8721, straordinaria, soggetta a condizioni sospensive finitarie 2021, a valere sul fondo perequativo regionale degli enti locali e ad avvalere sul fondo statale di cui articolo 6 del decreto legislativo 7321. Parere che è dato positivamente, salvo appunto l'astensione della consigliera Cancilla, Cancilla. Cancilla, chiedo scusa, e quindi si pone in votazione il presente verbale. Dario, scusami, Sì. devi chiarire meglio come hanno votato. Cioè, metti favorevolmente inserirlo Orlando Di Pisa Randazzo, astenuta Va Cancilla. bene. Deve essere chiaro nel verbale perché sennò non. Vabbè, Va bene. ma Allora, questo poi chiaramente tu nel rileggerlo poi è ovvio che vai a fare delle opportune correzioni, dico. certo. Quindi comunque in sostanza, quindi hanno votato favorevolmente il presidente Inserillo Giovanni, Cancilla, no, No. Di Pisa Carlo, Orlando Caterina, Randazzo Antonino, astenuta Cancilla Roberta. Quindi è votata a maggioranza, esprime parere favorevole. Esatto. Si chiede Perfetto, l'approvazione. grazie. Possiamo porre in votazione il verbale appena letto. Randazzo. Favorevole. Orlando. Eccomi, favorevole. Di Pisa, Favorevole. Cancilla, sottoscritto Favorevole. favorevole, il verbale è approvato all'unità dei presenti. Sono le ore 10:55 e dichiaro chiusa la seduta. Ci aggiorniamo al consiglio alle 16. Una buona giornata. Buona giornata a Arrivederci. tutti. Arrivederci.